Come sta cambiando nelle aziende multinazionali il ruolo del CFO e cosa accade in particolare nel settore della moda e del lusso? Nel settore della moda e del lusso non succede nulla di differente rispetto a tutti gli altri settori, nel senso che il ruolo del CFO si sta evolvendo molto, sta cambiando e sta diventando molto più strategico rispetto al passato. In passato il CFO era un custode dei dati finanziari che li forniva richiesta, punto e basta. Oggigiorno il CFO si deve volgere verso una figura molto più strategica che affianchi l'imprenditore, l'amministratore delegato, il CEO, insomma il capo dell'azienda, e lo affianchi in quelle che sono e lo supporti durante le scelte strategiche di medio-lungo termine. Il CFO deve avere competenze chiaramente tecniche classiche, quindi tesoreria, tasse, contabilità, controllo eccetera eccetera. Oggigiorno deve affiancarle con capacità di leadership, di conoscenza del business, in modo tale che appunto riesca ad affiancare bene il CEO nelle scelte strategiche, lo metta in guardia di quelli che sono i rischi e anche le opportunità, in modo tale che le opportunità possano essere sfruttate a pieno. Deve essere agile, deve essere veloce, deve capire in anticipo quelli che sono i trend di mercato, eccetera, eccetera. Deve focalizzarsi più sul futuro che non sul passato. Tutta la gestione dei dati finanziari passati devono essere lasciate alle nuove tecnologie che riescono a produrre dati molto velocemente, in modo tale che il CFO moderno, sulla base dei dati passati, riesca a costruire le basi per capire dove l'azienda andrà nel futuro.